che Filippo oggi ha giocato come quando aveva 25-26 anni. Ha fatto una partita dal punto di vista fisico esemplare, è stato veramente Ma con un successo importante che rilancia le quotazioni del Fojane in classifica. Sì, è una partita importante che a mio avviso giocavamo con una delle migliori squadre del campionato. Gli mancava un giocatore importantissimo come Giustini, e però veramente gli faccio i complimenti perché anche con il rientro di Nico Bastianelli si è alzato nettamente il livello di questa squadra. Però a parte i primi 5 minuti che erano stati nella stessa falsariga della partita di domenica con il Bibbiena, siamo riusciti a ribaltare con pieno merito il risultato. Poi dopo abbiamo sofferto fino al 3-1. C'è stata una bellissima parata di Berali e poi dopo abbiamo amministrato. Credo che insomma nel computo di tutta la partita il risultato ritengo che sia giusto. Per quello che si è visto oggi è sicuramente una squadra di carattere, ma soprattutto veloce dalla tre quarti in avanti. Sì, noi dobbiamo sfruttare questa enorme potenzialità che abbiamo. Sono molto contento, faccio un plauso a Serafino Cerulo che lui veramente ha aspettato il suo momento. Oggi si è fatto trovare pronto, che l'ho chiamato da titolare, ha fatto un'ottima partita. E per il resto gli altri, insomma, se segna Monaci e Casini non è per merito dei Bernacchia, però sono giocatori questi che hanno sempre fatto i gol in precedenza nella propria carriera. Un po' di merito anche a Zaccheini, insomma, in mezzo al campo e la mente. Io credo che Filippo oggi ha giocato come quando aveva 25-26 anni. Ha fatto una partita dal punto di vista fisico esemplare, è stato veramente un trascinatore. Comunque io veramente credo che per riuscire a vincere una partita del genere bisognava farla a tutti allo stesso livello. Io credo che oggi tutti promossi e ribadisco la grande qualità del Chiusi, quindi sono veramente. Grazie.